Buongiorno a tutti. Il segno che SNAM tiene alla sostenibilità è che il Presidente è venuto anche in stampelle. Ora, l'applauso non è a me ma a SNAM. Allora, io vorrei concentrarmi su cosa sta facendo SNAM per la sostenibilità e prima di fare questo vorrei però guardare e discutere un attimo a livello un po' più alto il tema della sostenibilità nel suo complesso. Allora, abbiamo sentito oggi vari interventi. Quello che tutti questi interventi ispirano è c'è la necessità di una visione olistica del problema. Cioè, il problema non è solo mettere più fotovoltaico, il problema non è solo cambiare e trasformare le grandi centrali cinesi da carbone a gas per ridurre l'anidride carbonica, non è solo la mobilità elettrica, ma una combinazione, è rigenerazione urbana, abbiamo sentito le attività sulle attività agricole, cioè lo sforzo è uno sforzo complessivo fino ad arrivare alla cosiddetta happiness o felicità del professor Sachs, no? Cioè abbiamo bisogno di tutta una serie di competenze e di investimenti e di nuovi strumenti che non tutti sono a disposizione. Quindi c'è un massivo sforzo che il sistema paese italiano, ma in generale l'Europa e diciamo il mondo, dovrà fare in termini di formazione, di competenze, di investimenti. Mancano per esempio strumenti finanziari ad hoc. Abbiamo i green bond, ma non abbiamo per esempio gli ESG bond, visto che parliamo non solo di sostenibilità, ma anche di sociale e di diciamo, tutela dei diritti. Per dire che cosa? Per dire che in SNAM stiamo guardando a questo tema in modo olistico. Abbiamo introdotto in consiglio di amministrazione, quindi il consiglio ha deciso di introdurre questo comitato ESG proprio per affrontare il tema della sostenibilità in modo integrato, che sia parte integrante della strategia dell'azienda. E devo dire che con la guida del nostro amministratore delegato ci stiamo riuscendo. Marco Alverà ha lanciato un piano molto ambizioso sull'idrogeno, su cui crediamo tutti come consiglio, ed è un piano importantissimo. Perché l'idrogeno è importante? Perché l'idrogeno è una commodity energetica che bruciata, fatta reagire con l'ossigeno, produce acqua, non produce anidride carbonica. È un progetto a lungo, ma SNAM investe anche a lungo, non investe solo a medio o a breve periodo. L'idrogeno, per darvi qualche indicazione, perché così la condividiamo, è una commodity che oltre a non produrre anidride carbonica ha un'efficienza energetica importante, piccola molecola, grande energia, muove una macchina per 120 km, produce tra i 7 e i 9 kg di acciaio, oggi l'acciaio è come dire, molto discusso nelle pagine dei giornali. Ecco, la decarbonizzazione del processo siderurgico è una delle grandi sfide che avremo di fronte come sistema paese perché l'Italia è uno dei più grandi produttori europei di acciaio, solo per dare un esempio. L'idrogeno riscalda una famiglia per 2 giorni d'inverno. Per dire che cosa? L'idrogeno come diciamo, vettore che permetterà la transizione energetica, il gas come vettore che permetterà la transizione energetica, perché tutti noi sappiamo e siamo consapevoli che le energie fossili sono ancora necessarie per molti anni prima che le rinnovabili possano sostituire tutta questa grande quantità innanzitutto di carbone e poi di petrolio che abbiamo nel mondo. Oggi abbiamo visto che produciamo più della metà della nostra energia da fonti fossili ad alta emissione di CO2. Quindi dobbiamo progressivamente avvicinare questo percorso di transizione con nuove iniziative, le rinnovabili, i gas verdi. Faccio un esempio sui gas verdi. Secondo un'analisi di Navigant, che è un'azienda europea di ricerca, nel 2050, che è poi l'obiettivo che ci diamo in termini di decarbonizzazione per l'Europa, potremo produrre fino a 270 miliardi di biogas di idrogeno. Cosa significa questo? È molto importante avere una visione condivisa di quello che potrebbe accadere nel 2050. Per arrivare alla decarbonizzazione noi dobbiamo fare in modo che le commodity energetiche che utilizziamo sono a emissione CO2 zero. Non significa che non emettono CO2, significa che dovremo promuovere per esempio la carbon sequestration. È una tecnologia in grande sviluppo, non ancora economicamente viable come dicono diciamo, i tecnici, ma in grande sviluppo. Dovremo sviluppare di più il biogas, che è un gas diciamo, rinnovabile. Tenete presente che l'Italia è una delle potenze agroalimentari più importanti del mondo, tra le prime
la seconda o la prima in Europa, abbiamo una grande opportunità nella filiera agricola di sviluppare una commodity che oggi è ancora poco sviluppata in Italia, che è quella del biogas. La Snam sta investendo molto in questo, abbiamo comprato un'azienda specializzata e lo stiamo promuovendo proprio sul territorio. Il lavoro con il territorio per la decarbonizzazione io lo ritengo fondamentale. Lavorare con gli enti locali è fondamentale. Pensate che gli immobili oggi sono ancora prettamente inefficienti. Abbiamo immobili degli anni 60-70 che hanno un'intensità energetica molto molto bassa. Promuovere l'efficienza energetica di questi immobili permetterebbe, oltre che muovere un settore importante del paese, che è quello, diciamo, di chi lavora, di chi mette i cappotti energetici, di chi mette le caldaie a condensazione, eccetera, e permetterebbe uno sviluppo anche, una riduzione importante delle emissioni. Pensate che 2/3 della CO2 emessa in tutti i grandi centri urbani viene dagli edifici, solo il 10% viene dalla mobilità. Quindi pensate all'opportunità che c'è. Parliamo di miliardi di euro di investimenti, ma anche di grande opportunità di efficienza energetica. L'Italia era uno dei paesi a migliore intensità energetica. Dai dati che ho letto recentemente stiamo un po' perdendo questo primato, se mettiamo tutti i fattori in linea. Dobbiamo riprendere questo primato, lo dobbiamo prendere perché significa come sistema paese essere più efficienti. Lo dico perché nessuno, diciamo, ha ancora detto una cosa fondamentale. La competizione del futuro sarà una competizione basata sulla intensità energetica. Vado oltre. Nel futuro i nostri prodotti, che siano italiani, che siano cinesi, che siano americani o siano tedeschi, saranno misurati in base alla quantità di CO2 che sarà necessaria per produrli. Non è detto che non ci sarà in un futuro una cross-border tax su tutti i prodotti importati con contenuto di CO2. Quindi è fondamentale per il sistema paese italiano pensare prospetticamente. Noi dobbiamo decarbonizzare, uno perché fa bene all'ambiente, due perché emettiamo meno PMI, meno particolato e meno CO diciamo nell'aria che respiriamo e che respirano i nostri figli, e terzo perché il sistema paese diventa più competitivo. È vero quello che dice il detto cinese sulle tre montagne e sulla montagna dorata e verde, molto vero. Noi dobbiamo pensare che per essere competitivi le nostre imprese, che siano produttori di caffè o che siano produttori di infrastrutture come la Snam, che è la più grande società di infrastrutture gas che esista in Europa e che ha la più grande capacità di stoccaggio oggi europeo di gas, che è un altro fattore importante, dovremo e saremo misurati sulla quantità di CO2 che i nostri prodotti hanno. Per questo che l'idrogeno è importante, per questo che il biogas è importante, per questo che l'efficienza... Stiamo impegnati sempre sul territorio, perché ritorno sul tema, il territorio è la miniera dorata, è quella montagna dorata che abbiamo, è un'opportunità per far bene al paese in termini di sostenibilità, ma è anche una grande opportunità di business. Concludo dicendo che cosa? Per fare tutto questo dobbiamo però anche pensare sempre quali sono la strumentazione che abbiamo a disposizione. Allora, l'Italia ha a disposizione questi grandi player come Snam, le municipalizzate. Abbiamo bisogno anche di un sistema finanziario che ci permetterà poi di arrivare alla transizione. La mobilità, l'efficienza energetica, il biogas, ha bisogno dei pacchetti finanziari che possano permettere tutto questo, perché senza la finanza non possiamo andare molto oltre. Quindi dovremo riflettere come sistema paese anche a strumentazioni finanziarie ad hoc per facilitare la sostenibilità. Già un passo è stato fatto avanti, CDP sta promuovendo l'efficienza energetica e la mobilità, le banche stanno studiando green bond. Ecco, dovremo pensare anche a bond specializzati su ESG, quindi su quei fattori meno palpabili, che sono non solo la sostenibilità ma anche gli aspetti sociali e gli aspetti di governance. Con questo concludo e buon lavoro. Grazie Presidente Dal Fabbro.